ha detto Paolo, sono Emanuela Zanleone, sono PM in Eudata da circa un anno, mi occupo di Chaco da un po' di tempo perché sono laureata in economia e commercio, sono laureata in marketing, in comunicazione, non c'entra nulla con l'informatica, ma siccome sono stata folgorata avendo una certa età dalla tecnologia, finita la laurea, ho deciso che la tecnologia doveva essere parte della mia vita, anche se non lo era stato fino a quel momento. Direi che i chatbot sono un connubio perfetto, secondo me, tra la tecnologia e la comunicazione. Secondo me non esiste un chatbot che riesca a funzionare bene, come ci dicono i nostri clienti, senza che riesca a comunicare bene qualcosa. E comunicare vuol dire tutto, dare informazioni, far fare all'utente quello che realmente lui vuole fare, fargli trovare quello che vuole trovare, insomma soddisfarlo nel suo dialogo, che poi si estrinseca in 1, 2, 3, 4 minuti, perché poi è un dialogo relativamente breve. Eudata è una società di informatica che si occupa da tanto tempo, dal 2006, di, mi verrebbe da dire, il customer experience. Ci occupiamo della cura dei nostri clienti un po' da tutti i punti di vista. Partiamo come società che si occupa soprattutto di contact center, ma poi tutta quell'esperienza l'abbiamo messa proprio a fattor comune nella realizzazione di Combi AI, che è esattamente quello di cui parleremo stasera, cioè la piattaforma che permette la creazione di chat. Faccio, spero, una breve introduzione, poi datemi dei cenni sul tempo così magari evito di piegarci troppo. Vabbè, di questo abbiamo già parlato, anche se la cosa che mi preme dire è che noi siamo presenti in molti paesi al mondo, quindi non lavoriamo soltanto in Italia, abbiamo un respiro internazionale, lavoriamo quindi anche in diverse lingue, per cui insomma abbiamo tanti progetti in giro per il mondo. Abbiamo tanti clienti e la cosa più importante è che abbiamo un R&D molto forte in azienda che si occupa dello sviluppo, grazie anche alla metodologia Agile che abbiamo introdotto, quindi sprint dopo sprint all'evoluzione di tutte e due le piattaforme che abbiamo e che adesso poi di cui vi parlo brevemente. Questo è per dire che avere una R&D interna ci permette, nel momento in cui il cliente ci chiede qualcosa di nuovo, ci ispira da vari punti di vista, così come guardarci intorno, così come le esigenze che piano piano cambiano, possiamo sviluppare direttamente ciò di cui abbiamo diciamo ciò che abbiamo visto, ciò che abbiamo pensato e che ci viene in mente. Siamo stati citati da Gartner, siamo l'unica azienda che è stata inglobata in una serie di report e che viene confrontata con Facebook, Google, IBM, che peraltro da cui noi attingiamo per quanto riguarda la parte semantica, di cui poi vi dirò meglio, e quindi insomma siamo orgogliosi di avere prodotto qualcosa insomma che gira per il mondo e che a quanto pare è anche apprezzata. Ecco qua, i nostri due gioielli, diciamo così, sono la parte VCS, che è tutta la parte che si occupa del customer care, quindi contact center, soprattutto a livello, nasce a livello chat, può essere integrata anche col chatbot e poi può switchare su un contatto anche audio-video degli operatori, quindi assolutamente un contact center, diciamo, mi verrebbe da dire, tradizionale. Poi tra l'altro in questo momento poi abbiamo anche una partnership con Amazon e quindi siamo in grado anche di realizzare contact center completamente in cloud grazie ad Amazon Connect, ma di questo poi magari anche i miei colleghi che sono in sala, poi se qualcuno è interessato potete approfondire. Quindi forte esperienza sulla parte customer care che abbiamo portato, come dicevo prima, in Combi AI, perfettamente integrabile anche con l'altra piattaforma, quindi un chatbot che all'occorrenza può switchare in handover sull'altra piattaforma, ma lo può fare su qualsiasi piattaforma, in realtà sui CTI anche interni dell'azienda. Noi siamo totalmente aperti, abbiamo API che si connettono con qualsiasi sistema aziendale, per cui fondamentalmente il nostro chatbot può fare handover un po' su qualsiasi sistema esistente. Le verticalizzazioni che abbiamo finora affrontato sono tutte quelle che vedete qui, quindi direi quasi tutte, questo perché ovviamente è una tecnologia che si sta evolvendo un po' in tutti gli spazi di mercato. Questi sono alcuni dei nostri clienti, direi quelli più importanti. La nostra, diciamo, noi siamo più orientati alle enterprise. Ed è il motivo per cui è particolare la presentazione del chatbot che vi farò stasera, perché è nuovo, tra virgolette, per noi questo mercato invece delle PMI
e delle piccole realtà come quelle degli alberghi e dei ristoranti. Come vedete, l'altra cosa importante è che il fine per cui vengono creati questi chatbot non è univoco, non siamo specializzati su uno in particolare, ovvero, lo ripeto per chi non lo sapesse, però i chatbot possono essere utilizzati all'interno come all'esterno dell'azienda, possono essere utilizzati per il classico customer care o comunque per supporto informativo ai clienti finali, quindi il classico B2C, che poi è quello che prima di tutto di solito viene in mente quando si parla di chatbot, ma tranquillamente può essere usato invece anche per i dipendenti. Noi abbiamo dei casi di grande successo per i dipendenti, uno fra tutti che mi piace citare anche perché è particolare è la gestione delle note spese. Noi abbiamo un chatbot che tramite Telegram, con note vocali che vengono trasformate poi in testo, vengono interpretate, acquisiscono le fotografie delle note spese e le processano senza bisogno di andare su una piattaforma. Quindi qualcosa di molto avanzato che permette di risolvere un problema molto barboso, lasciatemi dire, come le note spese, in un modo molto molto veloce e molto friendly, perché in realtà usa un canale come Telegram che insomma non ha nessuna barriera, diciamo così, di utilizzo. Quindi noi realizziamo chatbot per entrambi queste aree, e non solo, ma realizziamo chatbot di diverso tipo, che partono da quello informativo classico senza neanche la parte semantica, quindi la possibilità di fare un chatbot molto semplice che guida il cliente a trovare ciò che desidera tra le varie informazioni che vengono messe a disposizione, e man mano la nostra tecnologia permette di partire qua e arrivare attraverso un chatbot che invece conosce il cliente attraverso magari un'area riservata, dare informazioni, classico quanti soldi ho, il classico esempio è quanti soldi ho sul conto, qual è il mio saldo del conto corrente, ma non sono ancora in un'area dispositiva, ma posso arrivare fino al dispositivo. Parlavo prima con Marco, se dicevo l'ultima frontiera che stiamo affrontando con i nostri clienti è proprio quella di dire al chatbot: io voglio fare un bonifico con un importo, un destinatario e anche una causale, e automaticamente il chatbot connesso con il sito crea il bonifico, al quale poi va solo data l'autorizzazione, il PIN, l'impronta digitale, quello che è. Per cui arriviamo a un'integrazione totale con i sistemi di back-end. Noi stiamo realizzando in questo momento un chatbot per una grande assicurazione che con i servizi di back-end praticamente renderà possibile fare quasi qualsiasi cosa sulle polizze da parte di un cliente. Quindi scaliamo sia dentro che fuori l'azienda, ma anche dall'informativo al dispositivo più spinto. L'altra cosa che mi preme dire, prima poi di farvi vedere il caso del turismo, è quello dell'apertura della piattaforma su tutti i fronti. Questa è una slide che più che altro è evocativa, non ve la sto sicuramente a spiegare tutta, ma vuol dire noi riusciamo a utilizzare motori semantici da Expert System, Cogito, che è quello con cui noi abbiamo una partnership, diciamo in qualche modo nativo, che utilizziamo per molti progetti, ma in realtà siamo in grado di integrarci con tutti quelli che vedete sotto. Quindi questo significa che il cliente, anche qualora avesse un semantico, può tranquillamente utilizzarlo. Non solo, ma tra l'altro la nostra piattaforma permette di usare contemporaneamente più motori semantici, quindi tranquillamente è possibile creare una parte di dialogo con Watson e una parte di dialogo con Cogito senza soluzione di continuità, quindi il chatbot li gestisce entrambi contemporaneamente. Siamo, come dicevo prima, integrati con i back-end ai massimi livelli grazie alle API, ma anche sul front-end siamo in grado di integrarci con i siti delle aziende, con le aree riservate delle aziende, ma con qualsiasi altro canale, anche voce, quindi la parte social, che può arrivare anche a utilizzare la voce, nel caso che vi dicevo prima è uno di questi, quindi che trasforma voce poi in testo, ma anche sui siti attraverso l'SR, ma anche con gli VR. Quindi diciamo che per qualche misura mi viene da dire basta avere l'idea, e dopodiché con Convi si può realizzare in qualche modo e anche senza grossissime difficoltà. Detto questo, visto che fino adesso vi ho parlato di una piattaforma che io dico sempre può creare l'astronave, noi ci siamo detti vabbè, però questa astronave la facciamo con le enterprise, con i grandi clienti che ovviamente fanno un progetto insieme a noi, perché per realizzare queste cose
bisogna partire e realizzarlo prima da un punto di vista di analisi e poi ovviamente realizzativo. Anche con i clienti ragioniamo in termini di sprint agile, quindi progetti che vanno avanti mesi per non dire anni. Però ci è sembrato di dire, beh, perché non mettere a disposizione tutta questa esperienza che noi abbiamo per le aziende più piccole e magari farlo in modo tale che queste aziende siano in grado di autoprodursi un chatbot partendo da qualcosa che noi gli mettiamo già a disposizione sulla base della nostra esperienza. Detto questo, a questo punto mi viene da dire che però questa presentazione io così difficilmente la riesco a gestire, quindi devo per forza tornare alla scrittura di prima, perché sennò non riesco a farvi vedere quello che voglio farvi vedere. Quindi abbiamo pensato di realizzare una versione, diciamo così, una che poi diventeranno in realtà tre versioni di Combi. La prima che abbiamo prodotto è stata quella Basic, quindi quella che è stata più limitata per generare un chatbot informativo, un po' il primo gradino che abbiamo visto prima, realizzabile per le PMI e in particolare poi per il turismo. Che cosa lo fa diventare verticalizzato? Il fatto soprattutto che abbiamo generato dei template, che adesso vi farò vedere. Questo significa che chi compra, in particolare attraverso Amazon, abbiamo fatto questa partnership, quindi si può acquistare attraverso Amazon il nostro chatbot. Come lo si può acquistare? Beh, se diciamo andiamo a vedere la tipologia di pricing, al di là per andare a vedere nello specifico, la cosa che mi interessa è soprattutto che si può acquistare acquistando sostanzialmente sessioni di dialogo e poi aggiungendo, togliendo canali e sessioni qualora servissero. Quindi l'idea è quello di dare un primo chatbot che funzioni su un canale, che sia web o che sia quindi il sito internet dell'albergo, piuttosto che Messenger su Facebook o Telegram se lo desidera l'albergo o ristorante. L'altra cosa importante sono appunto i template. Cosa significa template? Allora ve lo faccio vedere. Noi abbiamo creato un sito, diciamo così, finto per farvi vedere, quindi supponete che questo sia la home page del nostro albergo e noi abbiamo il nostro bottone di ingaggio laggiù che rende disponibile il chatbot. Cosa succede? Noi abbiamo, questo è il chatbot che chi acquista può trovare già direttamente in piattaforma. Quindi un chatbot completamente funzionante, chiaramente è totalmente da personalizzare, a partire dal nome che può essere inserito in piattaforma, adesso lo vedremo, lo faremo velocemente insieme così per farvi vedere diciamo la potenzialità e la facilità con cui la piattaforma permette queste cose. Noi abbiamo inserito un dialogo che permette di, una volta personalizzato, di essere a tutti gli effetti il chatbot di chi acquista. Io qua gli dico come mi chiamo, così mi può chiamare per nome il nostro chatbot e voi vedete che piano piano il chatbot parla con me e mi propone quello che noi abbiamo predisposto. Quindi in questo caso ovviamente i testi sono completamente ripetibili dal cliente, però vedete che il chatbot esiste già, non è qualcosa da costruire da zero. Quindi per chi come un piccolo hotel o un ristorante non ha cognizioni in realtà di chatbot e di come si strategicamente si costruisce un chatbot, noi l'idea gliel'abbiamo già data. Vedete che abbiamo immaginato delle sezioni molto simili anche a quelle di un sito. Andiamo a vedere per esempio il nostro albergo e vedremo che piano piano il dialogo prosegue. A questo punto qual è la cosa importante? Il template funziona come una guida in qualche modo, per cui vedete che nei dialoghi ci sono delle indicazioni su come personalizzare quel dialogo. Quindi la persona che lo vede nel back office, che adesso vi faccio vedere, non fa altro che sostituire alle indicazioni un testo vero e proprio, ma per il resto può vederlo in tempo reale. In tempo reale vuol dire questo: io mi sono preparata un sito di un albergo che peraltro è qua vicino, che è il BioCity, e tanto per farvi vedere come può funzionare. Allora, noi siamo all'interno, vi faccio vedere dall'inizio, qua siamo dentro la piattaforma, la faccio vedere un po' più in grande, questa è l'area, riduco così vedete di più, tanto lo schermo è molto grande, questi sono i flussi di dialogo, quindi ciascuno di questi è un pezzo di dialogo. Un chatbot può essere costituito da un flusso, quindi uno solo di queste caselline, così come noi, visto i chatbot che vi ho raccontato, ne abbiamo alcuni che ne hanno 180, per cui anche di più volendo.
si collegano tra di loro con dei salti che decide il cliente dove e quando realizzare. In particolare noi stavamo vedendo quello dell'albergo, per cui siamo nell'ambito di questo flusso. E vedrete e riconoscerete probabilmente i messaggi che abbiamo visto prima. Scusate perché qualche volta con la rete ai capricci. Ovviamente l'effetto demo c'è sempre, non si smentisce mai. Vado prima del benvenuto perché così vediamo un'altra cosa. Ok, eccoci qua. Allora, la prima cosa è dare un nome a questo nostro bot, e quindi qualsiasi sia il nome dell'albergo, visto che si chiama Bio, chiamiamolo Bio Bot, tanto per darvi un'idea. Ok, noi salviamo e, giusto per farvi vedere immediatamente l'effetto, noi nel momento in cui salviamo, per dirvi che nel momento in cui è collegato con il nostro sito le modifiche avvengono in totale tempo reale, noi adesso vedremo che il bot, invece che salutarci come ha fatto prima dicendoci il nome bot, ci saluta direttamente con il nome biobot, come vedete lì in alto. L'altra cosa che possiamo fare è quella, per esempio, di renderlo totalmente personalizzato, e quindi una cosa che avevo pensato di farvi vedere è come inserire ad esempio un'immagine. Io mi sono preparata un'immagine presa direttamente dal sito, che è questo poi. Di conseguenza io vado a prendermi il link dell'immagine che non ho fatto altro che salvare col classico tasto copia l'indirizzo dell'immagine, quindi tranquillamente da internet, cioè ciascuno nel proprio albergo, nel proprio ristorante, prende le immagini del sito e le trasferisce sul bot. E poi ho pensato di riutilizzare lo slogan che l'albergo ha in home page. Detto questo, come prima, dobbiamo comunque refreshare perché chiaramente il bot si deve... Okay. Questo è per farvi vedere che la forza di questo tipo di piattaforma è quella che io provo. Lo posso tra l'altro vedere direttamente anche dal back office l'esito, ma voi vedete che pian pianino, io adesso se vado avanti e inserisco contenuti del nostro albergo, voi vedete che piano piano si sta trasformando nel chatbot di BioCity. Quindi è interessante perché da un template, in pochissimi passaggi, voi vedete che è totalmente intemporale, pochi minuti, io posso studiare il template, di cui peraltro noi diamo ovviamente la mappa, diamo delle indicazioni. L'altra cosa importante è che noi diamo tantissimo supporto dal punto di vista documentale, quindi anche questo mi piace farvelo vedere, perché abbiamo predisposto una guida online che in realtà non è altro che un sito, quindi con gli argomenti anche totalmente ricercabili tramite un motore di ricerca. La guida segue perfettamente l'organizzazione della piattaforma, per cui tutti i comandi che voi trovate qui sono esattamente gli stessi che trovate in piattaforma. Questo è importante perché per una persona che vede la piattaforma, se gli serve capire cosa significa uno di questi comandi, non fa altro che andare a cercarlo nella barra e lo trova esattamente dentro. Abbiamo poi predisposto un canale YouTube con, per il momento ce ne sono alcune guide, sono dei tutorial che spiegano esattamente come trattare alcune delle funzionalità, quelle un pochino più speciali, ad esempio come strutturare un piccolo semantico col nostro motore interno, anche solo per far capire, per esempio, se l'utente dovesse chiedere direttamente voglio vedere le stanze dell'hotel, io posso comunque creare un semplice intento semantico che possa far scattare direttamente il flusso che parla delle camere. E quindi abbiamo creato in italiano e in inglese i video che parlano di queste funzionalità. Pian piano aumenteranno, perché questa è una nuova avventura anche per noi, e quindi pian piano, man mano che anche i clienti ci chiederanno supporto per alcune funzionalità, creeremo i diversi video. L'altra cosa è che è previsto per chi acquista dalla piattaforma Amazon anche proprio una breve introduzione vis-à-vis, nel senso che organizziamo delle conference call e direttamente per un numero di ore in base anche al contratto possiamo guidare l'utente, quindi fare l'operazione che io in questo momento ho fatto qui davanti a voi, la possiamo fare direttamente col cliente spiegandogli
passo passo come fare i primi step di personalizzazione per poi farlo proseguire. E quindi poi chiaramente può sempre contattarci via mail, però diciamo, proprio perché la user experience vogliamo anche nei nostri confronti che sia il più calda possibile, il primo approccio lo facciamo anche proprio direttamente con il cliente. L'altra cosa di cui volevo parlarvi è l'evoluzione di questa piattaforma, perché noi, vi dicevo, lavoriamo a sprint. Voi già vedete per esempio che io ho aperto l'altra nostra piattaforma, che è quella di laboratorio dove lavoriamo, vedete che quello che state vedendo, pur essendo la stessa identica pagina della piattaforma precedente, vedete che è organizzata diversamente. Questo perché, tornando un po' alle aziende più grandi, ma perché no anche per un piccolo può andare bene, l'idea è che ognuno abbia i propri dialoghi in questa area, come li abbiamo visti prima. Quindi avevamo il benvenuto dell'albergo, le attività dell'albergo, e poi pian piano si possono aggiungere. Ma se qualcuno, come capita ai nostri clienti, hanno 1, 2, 3, 4 chatbot, cosa succede? Beh, normalmente noi abbiamo la piattaforma organizzata per company, un po', vedete, come le cartelle di un computer, dentro un'altra cartella c'era un altro chatbot. Però ci sono delle cose che a volte i chatbot condividono, per esempio immaginate delle survey. Noi, ecco, una cosa di cui non ho parlato, tra i template che mettiamo a disposizione sono 4 survey diverse: la classica col Net Promoter Score, quindi da 0 a 10, che dà tutti i risultati poi divisi per detractor, passive e promoter, ma poi abbiamo immaginato, visto che ce l'hanno chiesto anche dei clienti, le 5 stelline, il pollice verso e il pollice in su, solo queste, sono 3. Quindi 3 in italiano e 3 poi in inglese, da utilizzare ovviamente a seconda di quale tipo di lingua viene scelto. I template sono presenti anche in inglese, perfettamente corrispondenti a quelli italiani, quindi poi si possono personalizzare. Altro inciso, se si vuole è possibile prendere un flusso, duplicarlo e trasformarlo in qualsiasi lingua, nel senso che basta inserire i dialoghi in spagnolo per esempio e non c'è nessun problema, la piattaforma supporta le principali lingue. Questa nuova versione della piattaforma permette di aggregare i flussi per chatbot invece che vedere tutti i flussi nella stessa visualizzazione. Quindi io posso avere un'unica visualizzazione e vedere due chatbot. Uno, per esempio, ho chiamato Caletta Bella, questo bot di un ristorante, e l'altro uno studio sociale associato legale, per esempio. Noi ne ho creati due. La cosa interessante è che questo sviluppo ci permette addirittura di utilizzare i template di cui vi ho parlato prima in maniera totalmente automatica. Cosa significa? Io creo un bot, gli do un nome, lo chiamo pizzeria, adesso tanto per farla facile, poi ovviamente scelgo il ristorante come icona perché abbiamo creato le prime icone, le abbiamo già create personalizzate, e poi decido di farlo in italiano o in inglese. Visto che non abbiamo visto i template in inglese, facciamolo in inglese. Salvo. E ovviamente mi butta fuori perché io prima ho cambiato rete e chiaramente è rimasto lì. Ok. Stavamo dicendo. Pizzeria. Ok, l'avevo anche memorizzato. Voglio il ristorante e lo voglio in inglese. Lo salvo e la cosa interessante è che mi si è creato il mio bot e nel momento in cui entro io ho già tutti i flussi che noi abbiamo associato a questo bot, i famosi template, io li ho già tutti. Vedete che c'è il welcome, dov'è? Eccolo qua. Il welcome da cui parte il bot. E poi ho tutti i vari flussi di dialogo, quindi il ristorante che fondamentalmente ha il cuore del chatbot e descrive il ristorante, ho la parte dell'ordine e della reservation. Questo perché tra i template abbiamo immaginato anche, visto che non c'è a questo livello, chiaramente dovendolo vendere via Amazon non c'è un'integrazione di backend, abbiamo immaginato che magari un piccolo ristorante volesse comunque avere un chatbot che in qualche modo fosse interattivo. Allora noi abbiamo creato dei flussi che dialogano con l'utente, gli fanno delle domande, gli chiedono per esempio cosa vuole ordinare o nell'altro caso quante persone sono, quando vuole ordinare, e poi cosa succede? Alla fine gli chiede una mail e manda contestualmente una mail al cliente e al ristorante.
Chiaramente da quel momento la relazione viene gestita dal ristoratore, però in questo modo il lavoro di prenotazione l'ha preso il bot, quindi H24 tutti i giorni, anche mentre il ristorante magari è chiuso o anche durante le ore serali, quando magari la telefonata della prenotazione per due giorni dopo magari fa perdere tempo, no, alle persone che stanno servendo in sala. Vedete che poi si è creato quindi tutto l'insieme dei miei flussi e poi io da questo momento posso iniziare a modificarli. Quindi il concetto di bot invece che di semplice flusso. Questa è proprio una novità che stiamo mettendo in campo con questo sprint, che tra l'altro credo finisca proprio domani, e quindi poi pian piano vedete che il laboratorio evolve e possiamo spostare poi il tutto sulla piattaforma che avete visto prima. La cosa interessante che vi ho detto all'inizio di questa parte è che vedete che ci sono alcuni flussi che possono eventualmente stare fuori dal chatbot. Quindi un cliente, ad esempio, che decida di usare una survey per tutti i bot che produce, può non dover replicare la survey, ma averne una che sta fuori dai chatbot e che viene utilizzata tutte le volte che ne ha bisogno. Io credo di aver esaurito il tempo. L'ultima cosa che dico, perché va detta per chi si occupa di marketing, per me è un mantra, tutto questo chiaramente è corredato, lo vedete poi qui, da analytics e report che possono essere creati a tutti i livelli, compresa la dashboard, che poi è la parte, diciamo, che diamo a tutti i clienti, compresi i clienti basic. Quindi una dashboard molto essenziale, ma che ci dice il nostro bot innanzitutto quante live conversation ha e poi soprattutto quanto viene gestito full bot e eventualmente se ci fossero degli errori, in questo caso intendiamo proprio tecnici. Devo dire orgogliosamente che quella parte rimane quasi sempre a zero, per cui la diamo più che altro per una questione di sicurezza dei nostri clienti. Le dashboard sono personalizzabili, esportabili, i report sono addirittura schedulabili, quindi si possono ricevere nella posta ogni tot mensili, settimanali o addirittura giornalieri. Quindi chiaramente abbiamo creato una piattaforma che poi sia monitorabile in tutte le sue componenti, perché senza i dati è difficile poi far evolvere anche il servizio. Io direi che mi fermerei qui, se ci sono delle domande chiaramente posso rispondere adesso, ma poi siamo anche disponibili dopo, quindi grazie, io ho terminato. Abbiamo del tempo per fare delle domande. Hai fatto benissimo, anzi ti ringrazio, perché la domanda mi permette di dire che chiaramente noi abbiamo creato un template iniziale, però l'utente con un bel tastone più, che forse avete visto man mano che giravo la piattaforma, può creare tutti i flussi che desidera, per cui poi può agganciarli in vario modo e maniera. La guida poi lo aiuta a capire come fare ad agganciarli, può aumentare il numero di bottoni e fin qui, diciamo, lo può creare in maniera più informativa a bottoni. Chiaramente poi, se vuole agganciare un semantico che permette il riconoscimento di questo tipo di domande, non c'è problema, crea il suo flusso e aggancia il semantico. Come dicevo prima, un primo semantico molto basic lo può creare senza dover spendere altri soldi e può tranquillamente crearlo con Neudata Engine. Altrimenti può anche crearlo su Amazon direttamente con Lex, con Dialogflow, che sono, diciamo, le due piattaforme un po' più utilizzabili anche da un utente meno esperto. Mi viene anche da dire che il grande albergo forse non compra il chatbot con i template, forse, non lo so, magari sì, parte da lì e poi scala, perché tra l'altro, ecco un'altra cosa, noi metteremo a disposizione sempre più funzionalità anche su Amazon, quindi aprendo anche la possibilità di usare il backend, l'endover eccetera eccetera, con delle offerte di un pochino più alto livello e quindi anche con un costo un po' più elevato, ma che possano rivolgersi anche ad aziende più grandi. Poi c'è anche l'idea di realizzare qualche motore semantico con varie piattaforme che magari almeno inizialmente l'utente possa
utilizzare. Chiaramente noi dobbiamo stare sullo standard se vogliamo vendere su Amazon. La singola, diciamo, il singolo intento poi lo studia di volta in volta il cliente. Prego. Nella parte questa qua di Analytics c'è anche la possibilità di vedere dove c'è il dropout, perché mi ricorda molto come interfaccia quella di Google Analytics, dove si vede un po' il flusso degli utenti dove e vanno esattamente. Assolutamente sì. Adesso vedo full bot, ma... su questa, dal momento che sono tutte demo, ovviamente non sono carichissime di dati, però quello che è importante è che noi vediamo dove vanno gli utenti, quindi dall'introduzione dove vanno a finire, quindi si riesce anche a capire qual è il flusso che poi viene utilizzato di più, anche attraverso solo la dashboard, per esempio, che non so se in questo momento ha dei dati, perché ripeto comunque, perché essendo a zero, nel momento in cui si clicca ti dice il full bot significa che il dialogo si è esaurito, quindi o è arrivato alla salve o è arrivato a un punto in cui si è conclusa la conversazione. Ci dice dove si è esaurita la conversazione, per cui per esempio noi vediamo dove atterrano i clienti, l'ultima cosa che fanno e poi hanno concluso, no? Per esempio. Invece poi nella reportistica più dettagliata abbiamo modo di vedere tutta la conversazione, addirittura possiamo arrivare, poi se magari a qualcuno interessa posso anche farlo vedere dopo, possiamo arrivare a vedere la singola conversazione con tutti gli step che sono attraverso cui è passata la conversazione, quindi se vogliamo, laddove per esempio a noi è capitato, arriva una survey con un commento magari che dice, classico, no? La prima cosa che guardi è il commento negativo, no? Non ha funzionato niente, allora tu dici vado a vedere e tu scopri, vedendo proprio la singola conversazione, dove si può essere creato il problema e poi da lì in tempo reale puoi andare a correggere l'intento semantico, il flusso, la parola o qualcosa che magari ha tratto in inganno, non è piaciuto. È anche il bello di poter avere una piattaforma gestibile così velocemente. Prego. Sapere se c'è la possibilità di interfacciare la chat con altri criteri come Booking, hanno modo da. Allora, noi possiamo interfacciarci anche con altre app e con altri sistemi, quindi la risposta è sì, non abbiamo nessun problema, per cui ripeto, la piattaforma è proprio stata studiata per essere il più aperta possibile, proprio perché noi non vogliamo arrivare fino al punto finale, ma noi interessa creare i dialoghi e crearli il più diciamo ricchi possibili. Dopodiché dove vengono esposti all'interno del mondo in cui stanno, qualsiasi mi viene da dire, quindi sì, la nostra idea è addirittura poi quella di poterle integrare anche con sistemi di marketing che permettano anche eventualmente a tendere, è una cosa che sta nella roadmap, però di poter interfacciare magari attraverso il cliente e non so, il suo account di Facebook piuttosto che il suo account su Booking, fargli vedere una promozione piuttosto che un'altra, cioè l'idea è anche quella di arrivare ad essere sempre più marketing oriented anche proprio attraverso gli analytics e quindi cambiare anche dialogo a seconda dell'utente, no? Per esempio una cosa su cui abbiamo ragionato recentemente. Prossime domande allora dopo. Bene, grazie.